Allora, tu dovresti essere qui perché vorresti diventare una fashion blogger, insomma, migliorare comunque le tue foto su Instagram, giusto? Ok? E quindi imparare un po' anche a posare in generale. Sono l'esperta, non un'esperta, l'esperta. Quindi oggi faremo delle cose molto semplici, ti ho portato anche un po' di outfit, vedo che ti hanno già fatto il trucco parrucco. Ok, magari dopo sistemiamo qualcosa, però direi che ci siamo. Sì, questo outfit è il primo, benissimo, e poi l'ho scelto io. E poi te ne ho messi altri, un po' diversi, in modo che tu possa imparare anche a giocare con i vestiti che indossi. Ok, quindi il primo lo faremo qui, il primo servizio, giusto proprio per fare una prova. E poi magari potremo fare anche dei servizi su strada, se te la senti, se sono stato di tuo gradimento. Ok, allora questi è il tuo book fotografico, ok? L'hai fatto a casa, un treppiedi, ma non ti preoccupare, guarda che ci sta. Aiuta, poi non è detto che in generale tu non ti debba in futuro fare foto anche da sola, quindi va sempre bene. Sono curiosa, guardiamo un po'. Ti voglio chiedere intanto se infatti, questo è il tuo primo, la tua, diciamo, prima prova fotografica professionale, okay. Da modella, insomma, ok? Sì, poi adesso non vuoi fare proprio la modella. Questa, bello anche la tua vita e questo comunque. Volevo chiedere se tu hai un po' idea di quale sia il tuo profilo migliore, la tua ora migliore del viso. Lo sai, non sai di cosa parlo. Ma non ti preoccupare, lo faccio io. Meglio così, te lo insegno un po'. Non c'è problema assolutamente. Allora, mi sono fatta poi un'idea, magari lo riguardo alla fine. Mi sono fatta un po', insomma, cominciamo. Prima di tutto, allora andiamo con l'angolo del viso. Ti piace stare davanti alla fotocamera? Benissimo, no, è essenziale. Allora, come funziona appunto l'orologio? Faremo due orologi, uno effettivamente dato di giro e l'altro di 8. Dovrai pian piano ruotare la testa. Tu segui insomma quello che sto facendo io. Prova a farle, dopo lo farai davanti alla fotocamera, ok? Quindi 1, 2, 7, 10. Vedo tutto. Perfetto. Allora, cominciamo.
Guardami un po' dal basso, ok? 8, perfetto, guardami sempre. 9, 9, 10 e 11. E 13 in mezzo. In mezzo ti consiglio, sempre per fare un'espressione un po' più sexy, di portare leggermente su la... la parte inferiore dell'occhio, così, ok? Invece del faccio tipo occhi enormi che sembrano da cerbiatto, in realtà sono inquietanti, te l'assicuro. Devi un po' sottigliare qui, ok? 13, perfetto, mi piace già un sacco. Allora, sei curioso un po'? Allora te le faccio un po' vedere. Ecco qui. Questa mi piace molto. Ok, allora, da quello che vedo comunque, le tue ore sono le 3, le cerchio più grandi intendo le 3, anche le 2. Ok, e le 6. Sì, direi che quel profilo comunque è importante sapere anche il proprio profilo. Però anche le 11 mi piace abbastanza, comunque mi piace uno sguardo bello interessante. Ok, invece anche quello frontale devo dire che non mi dispiace. E poi abbiamo invece nell'altro, sì, gli stessi angoli, ok. Adesso, prima di iniziare a posare definitivamente, io voglio intanto che tu ti rilassi, rilassati, stai tranquilla. Adesso ti do delle dritte un attimo generali, ok? Prima di cominciare, allora, quando ti chiedo di guardare di lato, devi fare lo sguardo leggermente in basso, mai guardare in alto. Vedi come risulto io? Vedi, è solo le occhiaie che si accendono. Nulla di più, ok? Mai così. E ricorda sempre lo sguardo, ok? Quando invece farai foto magari di spalle o di profilo in cui guardi qualcosa, guarda la cosa su cui lo spettatore vuoi, su cui vuoi che lo spettatore dia importanza. Ok, del resto per il mento, sempre quando fai le foto laterali, il mento, mai tenerlo così. Tienlo, devi fare così, allungare e ci siamo. Questo annulla ogni doppio mento che si ha, perché tutti abbiamo un doppio mento, bene o male, un pochino, se lo si tiene così. Guarda qui, è normale, è normale. Poi, altra cosa, mai girare troppo gli occhi, mai essere troppo girato, mai fare così. Devo vedere sempre l'altra pupilla, quindi mai fare bruttissimo, a parte che ti vengono a far male gli occhi, poi mai mai farlo. Deve vedersi tutta la pupilla. Ok, allora adesso tingi per un secondo il naso, che sei un po' agitato. Estremamente naturale. Ok,
Sei stupenda. Sei pronta? Cominciamo. Allora, faremo sia delle foto un po' ferma sia in azione. E voglio che tu devi cercare di essere spontanea, ma ricorda, devi sempre pensare a ciò che fai. Altro consiglio assolutamente, ad esempio, è quello di spostare, quando sei un po' di lato, spostare tutto il tuo peso sulla gamba più lontana dalla videocamera, in posto dalla camera, in modo che tu possa un po' giocare con la gamba, avercela leggera, risulti un po' più snella, ok? Risulti anche più alta, meno proprio risulta molto molto più corta e goffa la gamba se ci appoggi il peso. Poi ti ruoti leggermente, quindi gambe un po' di lato e ruoti leggermente. Ok? Cominciamo così. Ok, quindi peso. Col viso, ricorda di moderare il sorriso. Ricordati i tuoi angoli. Ok, e adesso faccio le foto anche un po' dal basso perché slanciano. Adesso, visto che a posizionare il braccio avevi un po' di difficoltà, altro consiglio è che il braccio va sempre messo un po' di lato, mai davanti, così, ok? Risulterà molto più grosso, invece cerca di gestirlo un pochino, ok? Benissimo, così, giocaci, non ti preoccupare, dipende anche da come sei vestita, però giocaci un pochino, ok? Ricordati il peso, ricordati il braccio. E ricorda degli angoli del viso. Ok, riproviamo. Moderato il sorriso. Pensa a qualcosa che ti rende felice, ok? Pensa a un ricordo bello. Non pensare a qualcosa che ti fa ridere all'esasperazione, ok? No, 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 qualcosa che ti faccia sorridere bene. Ok, direi che possiamo fare il cambio dell'outfit. Allora, come primo, visto che stai indossando dei pantaloni, adesso metterei delle gonne. Io per te questa camicetta, ok? Con delle maniche molto carine, con cui puoi anche giocare. Così, sì. E questo puoi giocare molto con le spalle perché va. E poi abbinata a questa gonna di pelle molto sexy e elegante.
queste fantasie. Molto bene, adesso vatti a cambiare. Io ti aspetto, ok? Eccoti qui. Allora, ok. Sei benissimo, non avevo assolutamente il minimo dubbio. Ok. Adesso cerca di giocare un pochino anche con il fatto di avere le spalle un po' scoperte, con queste maniche ampie. Giocaci, muoviti. Ah, ok. Perfetto, divertiti comunque. L'importante è non avere paura della fotocamera. Bisogna andarci d'accordo, bisogna creare un legame. Si creerà nel tempo, non ti preoccupare assolutamente. Ok? Bene, ancora un'altra. Sorriso moderato e comunque ricordati che girati in modo molto molto lento, che se no la foto verrà un po' mossa. Quindi 3, 2, 1. Benissimo. Adesso voglio che tu provi un attimo prima di fare cambio outfit. Voglio che tu possa provare un po' di pose con le mani. Allora, l'importante, magari sì, puoi anche sederti, perché no? L'importante è mai far deformare il viso dalla propria mano, ma accompagnare il viso con la mano, tutte le mani che molto molto belle. Quindi sempre accompagnare il viso, ok? Mai fare ok, sempre molto bene. Ok, spizzarrisciti. Pronto, ricorda, non guardare mai. Sì, bisogna sempre cercare di accarezzare il viso dolcemente. Vabbè, comunque magari questo lo facciamo quando siamo fuori in un bar, dai. Non c'è bisogno di fare tutto oggi, l'importante è magari tu prenditi un po' di appunti, va bene? Allora, poi l'altro outfit che volevo è questo qui. Questo vestitino carino con le perle. Questo si apre già un po' di più, ok, è meno corto rispetto all'altro, quindi sei un po' più libera di muoverti, di fare cose magari un po' più particolari, ok. Sul braccio così, il collo così, sono segreti che valgono per tutti, ok? Quindi assolutamente tu hai un fisico, tra parentesi, bellissimo secondo me.
pazzesca, ok? Che può essere assolutamente valorizzato con le giuste pose e sicuramente con i giusti outfit, però davvero bellissima. Allora, proviamo con questo giocaci un pochino anche con questo. E poi ho l'ultimo outfit e quello veramente ci puoi giocare, quella gonna è bellissima. Ok? Allora, cominciamo. Tieni sempre a mente. Anche qui ti servirà più quell'altro vestito, ma tieni anche gli addominali contratti. Non è così semplice. Prova a guardare di lato, questa volta facciamo foto laterali. Ricordati però sempre un po' il peso, mi raccomando, una cosa sono molto difficili da ricordare, laterale è importante anche. Ricordi le spalle, ok? Leggermente più a destra, a sinistra. Non guardare verso di me. Vuoi vedere un po' di foto? Dai, guardiamole. Allora, a me piace molto questa qui. Poi guardiamo, vedi questo profilo? Ma è proprio il tuo. Tutti hanno un profilo più bello, nessuno è simile. Bella. Ok, adesso ultimo outfit. Allora, questa è veramente carina, con questo si può giocare tantissimo. Puoi giocare tantissimo, lunga fin sotto il ginocchio e si possono fare tantissimi giochini. Ok, tieni e poi sistemiamo anche un po' i capelli. Ok, ti aspetto. Ok, bellissimo, io adoro questo vestito comunque. Allora, voglio provare anche un altro obiettivo. Aspetta che lo cambio, voglio provare un obiettivo per cui lo sfondo verrà
più sfocato, no? Così proviamo anche un po' di primi piani, ti va? Questo vestito è il top, quindi ti voglio carichissima. Stai già migliorando comunque rispetto ai primi scatti, eh? Devo vedere che ti diverti con questo vestito, che ci giochi molto. Ricorda sempre il peso, mi raccomando, le braccia e l'angolo del viso un po' più in alto. Ah. Muovi un po' il viso, sembra. Mi ha fatto veramente piacere lavorare con te. Mi piace come sei, come lavori, anche la confidenza che hai preso con la fotocamera dopo sola neanche un'ora, insomma. Dimmi te se vorrei tornare, come, e se vuoi fare delle foto su strada. Possiamo provare i tuoi outfit questa volta, ok? E possiamo provare un po' anche le varie luci fuori, no? Un po' di pose diverse, seduta, eccetera. Si provano un po' con le mani. Va bene. Ok. Adesso io la tua mail, ti mando tutte le foto e poi insomma.